Ho fatto molto, ma non abbastanza. Ci vorrà ancora più conflitto per affermare, ad esempio, che non si possono avere segretari e portavoce sempre e costantemente di un solo sesso, sempre e costantemente di un solo sesso. E allora, abbiamo parlato qui della costruzione di una casa nuova per la sinistra. Io chiederei a questa platea di fare un minuto di silenzio per quella violenza che si consuma nelle case italiane e che ammazza le donne di questo paese. Ecco, io vorrei che in questa casa della sinistra quelle morti non fossero morti da cronaca nera, ma che fossero una questione politica di prima grandezza. Chiedo un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio. Grazie. Credo che quello che abbiamo fatto non è soltanto un rito, ma è un riconoscimento utile e importante, visto che appunto spesso passano per fatti di cronaca e quasi si è colpevoli di quanto accade, soprattutto le donne. Quindi ora do la parola ad Alberto Burgio, poi c'è Claudio Bellotti, poi Gianni Pagliarini. Ah, chiedo scusa, dopo Alberto Burgio abbiamo una comunicazione da parte della Commissione elettorale. Care compagne e cari compagni, comincio col dire, non senza emozione, che sono convinto che stiamo facendo una cosa molto importante. La politica è fatta anche di segnali, e la decisione di muovere un passo nella direzione dell'unità è un segnale giusto, che dichiara la consapevolezza che la frammentazione della sinistra è un male grave e per certi versi il più grave tra quelli con i quali dobbiamo oggi fare i conti. Sancire l'unità tra alcune delle maggiori forze organizzate anticapitalistiche, a cominciare dai due partiti comunisti nati nel corso degli anni 90, è importante perché permette a ciascuna di queste forze di operare in un soggetto politico dotato delle dimensioni minime necessarie per stare sulla scena politica nazionale. È un segnale giusto, anche se, voglio dirlo subito, non compiuto nel modo migliore. Il regolamento che ci siamo dati per comporre la platea di questo congresso non è certo il migliore possibile. Avere deciso di predeterminare le rispettive proporzioni tra le forze costituenti della federazione garantisce per un verso un clima disteso tra noi, ma certamente non dà una spinta al processo unitario, anzi, rischia di andare in controtendenza poiché fotografa la situazione data e tende a cristallizzarla. Resta il fatto positivo che siamo qui finalmente a sancire la nascita di un nuovo soggetto politico e che questa nascita rappresenta in qualche modo la sutura di una ferita dolorosa apertasi nel 1998, quando si verificò la più grave scissione in seno al PRC. Dopo 12 anni, quella divaricazione si chiude, almeno sul terreno politico e programmatico. Dopo 12 anni ci ritroviamo a fare discussioni tra noi come parti di un solo corpo collettivo e sulla base di un documento unitario che sancisce una ritrovata comunità, che comprende anche le compagne e i compagni di Lavoro Solidarietà e quelli di Socialismo 2000, un fatto quest'ultimo anch'esso molto significativo
considerato l'intero arco delle vicende che hanno condotto e fatto seguito allo scioglimento del PC. Stiamo dunque vivendo un momento molto importante, ma nel riconoscere questo dato positivo dobbiamo anche vederne i limiti. Forse questo congresso lo si sarebbe dovuto fare prima. L'idea della federazione è in campo dal 2008, siamo alla fine del 2010. Credo che 2 anni di tempo per tradurre in realtà un'idea subito largamente condivisa siano davvero troppi. Questa eccessiva lentezza ha nuociuto alla visibilità della federazione, che ha vissuto soprattutto in occasione degli appuntamenti elettorali, rischiando di ridursi agli occhi di tante compagne e tanti compagni a un cartello elettorale. Ora si tratta di scrollarsi di dosso tante resistenze e di impegnarci tutte e tutti a recuperare il tempo perduto. Dico questo perché riguarda anche la questione più generale dei rapporti a sinistra, che credo sia il vero tema politico all'ordine del giorno. La federazione deve fare l'unità tra forze che condividono pressoché tutto, ma questa unità interna della federazione non risolve il problema della sinistra di alternativa italiana e non esaurisce il nostro compito. Anzi, possiamo dire che il problema vero sta fuori della federazione e che la federazione è un mezzo per affrontare il problema che le sta di fronte, il problema della frammentazione della sinistra, tanto più grave se consideriamo il momento che il Paese sta attraversando. Siccome so che su questo tema dell'unità a sinistra vi sono posizioni diverse tra noi, vorrei dire qualcosa a questo proposito e siccome il tempo è poco, sarò diretto, perché sarebbe un peccato sprecare questa occasione di confronto tra noi. Parliamo, care compagne e cari compagni, dei nostri rapporti con Sinistra, Ecologia e Libertà. Mi ha colpito molto un passaggio dell'intervento del segretario generale della FIOM da questo palco, quando Maurizio Landini ha detto che nel fare politica bisogna avere umiltà e senso del limite. Allora, credo che dobbiamo partire in particolare da 2 dati di fatto imprescindibili. Il primo è brutale, riguarda i rapporti di forza a sinistra. Stando agli ultimi sondaggi, Sinistra, Ecologia e Libertà è circa il triplo della federazione. E il compagno Nicky Vendola è la figura politica più attrattiva sulla scena politica nazionale. Il secondo dato è che la nostra forza non ci permette qui e ora di considerare scongiurato il rischio della nostra estinzione. So che alcuni di noi pensano che la nostra eventuale scomparsa dal quadro istituzionale non comprometterebbe la nostra intrapresa e anzi favorirebbe un nostro più proficuo impegno nel conflitto sociale e di lavoro. Io credo che questa opinione sia infondata perché scinde meccanicamente il terreno politico dal piano sociale e sottovaluta la potenza del sistema mediatico. Stare al 2% significa, lo ha ricordato con la sua straordinaria passione poc'anzi il compagno Gianni Ferrara, rischiare di scomparire, né più né meno. Da questi dati di fatto, indubbiamente spiacevoli, si deve partire per capire come muoversi tra ciò che ci divide e ciò che invece ci unisce alle compagne e ai compagni di SEL. Da loro ci divide molto sul terreno delle idee. SEL non si definisce anticapitalista, è timida sul terreno dell'intervento pubblico in economia, considera praticabile nell'immediato un'alleanza di governo col centro-sinistra. Gran parte del suo gruppo dirigente ritiene tramontata la funzione dei partiti. Dalla cultura politica di SEL ci dividono dunque molte cose. Il punto è come dobbiamo maneggiare queste differenze, secondo me, considerando in primo luogo che esse sono prevalentemente di natura ideologica e non impediscono di essere in sintonia su esperienze cruciali di movimento e di lotta, dai problemi del lavoro ai beni comuni,
dalla battaglia per la scuola e l'università pubblica alla difesa della pace e dell'ambiente, dalle questioni istituzionali e i temi della legalità e della moralità, dalle questioni di genere al razzismo, ai diritti civili. E sto per concludere. Poi dobbiamo considerare che fuori dalle nostre stanze, compagni e compagni, le differenze che a noi sembrano incolmabili non le conosce nessuno e non interessano quasi a nessuno. Quando andiamo in mezzo alla nostra gente che ha problemi di lavoro, di salario, di casa, di figli da mandare a scuola e all'università, quasi nessuno è al corrente delle nostre presunte ragioni di divisione. Le scoprono solo quando arrivano le elezioni e ci rimproverano di essere divisi e di essere frammentati. Concludo, Rosa, concludo con un'ultima battuta. Aprendo questo nostro congresso, Cesare Salvi ha detto che la nostra gente meriterebbe una sinistra migliore di come siamo e ha proposto la costruzione di un programma comune con Sinistra e Libertà. Sono d'accordo e penso che la federazione debba essere soprattutto un fattore di unificazione politica, pratica dell'intera sinistra di alternativa. Nei giorni scorsi, dalle pagine del Manifesto, Valentino Parlato ha rivolto alla federazione un preciso invito. Ci ha chiesto di fare un primo passo, noi, promuovendo un incontro con Sinistra e Libertà per definire obiettivi comuni e costruire un'agenda politica condivisa che ovviamente nulla tolga all'autonomia delle singole organizzazioni. Credo che Parlato abbia ragione e che il suo invito debba essere accolto e tradotto in pratica al più presto. Allora, ora diamo la parola alla Commissione elettorale per la proposta numerica sull'organismo. Io chiedo scusa a Burgio come ad altri compagni e compagne a cui ho dovuto bussare più volte, però giustamente poi viene qualche compagno e dice che magari c'è qualche elemento di imparzialità, cosa che francamente non mi pare, però essendoci dati, diciamo, dei tempi, proviamo, perché stiamo cercando di far parlare il massimo dei compagni possibile, quindi chiedo scusa perché è fastidioso anche per me richiamare il tempo. Sarò molto più breve. La proposta che avanza la Commissione elettorale è di ovviamente numerica, in attesa poi dell'approvazione dello statuto stasera, meglio domani mattina, di composizione del Consiglio Politico Nazionale, attualmente di 77 componenti. La proposta che avanziamo è di 110 componenti. Nello statuto poi, anche se non è ancora stato approvato, chiediamo alla Presidenza di mettere in votazione preventivamente, ovviamente se poi lo statuto non approverà questa norma ritorneremo in plenaria per votare. Nello statuto, dicevo, è prevista anche la commissione di garanzia e è prevista nella proposta una composizione paritaria, e la proposta che avanziamo, sempre numerica, della commissione di garanzia è di 10. Riassumo quindi: proposta del Consiglio Politico Nazionale 110 componenti, proposta di composizione numerica del Collegio di Garanzia 10 componenti, ovviamente sulla base dei principi che lo statuto deciderà. Allora, se non ci sono osservazioni, metterei in votazione questa proposta al Congresso. Chi è d'accordo alzi la delega. Proviamo ad abbassare. Chi non è d'accordo alzi la delega. Mi aiutate a contare? Quanti sono? Due. Allora, giù. Chi si astiene? Potete alzare un po', però se... Allora, okay. Allora, uno, due, tre. Beh, diciamo. Comunque, siccome non, diciamo che è approvato a grande maggioranza con 15 astensioni e 5 voti contrari, quindi la proposta che la Commissione elettorale ha presentato è accolta. Grazie, dico solo alla Commissione elettorale che ci vediamo quindi domani mattina per avanzare poi all'Assemblea la proposta
di composizione, grazie. Bene, ora la parola a Claudio Bellotti, poi Gianni Pagliarini e poi Guido Guidi. Ma compagni, io come la maggior parte di voi ho fatto tanti congressi per tanti anni e ho sempre difeso l'idea che un congresso è un momento decisionale della massima importanza. L'ho difesa anche quando sapevo che le cose che proponevo, che proponevamo, erano magari fortemente minoritarie, come mi è capitato peraltro nel percorso di preparazione di questa assise, quando mi sono trovato a proporre un testo che è stato respinto al Consiglio Politico Nazionale, che poi ha varato il testo ufficiale, diciamo. Ho sempre difeso questi concetti perché credo nella dignità del dibattito. Però devo dirvi la verità, compagni, oggi forse la dignità che cerchiamo stava da altre parti. Qualcuno ha già detto vorrei essere di qua, vorrei essere di là. Io oggi avrei voluto essere in via Imbonati a Milano, dove c'era la manifestazione in sostegno del presidio. Perché? Non perché le manifestazioni sono più importanti dei congressi, dopo ci torno. Ma perché quella lotta di Brescia e di Milano a me ha fatto riflettere molto. La dico in sintesi, scusatemi se taglio con l'accetta. Sei compagni a Brescia, sei compagni a Milano che sono saliti sulla gru e sulla torre, hanno smosso più eventi e più coscienze di tutti i congressi che abbiamo fatto per venire qua. Questa è la verità. E quando hanno iniziato quell'avvertenza, quella mobilitazione, non si sono fatti spaventare dal fatto di avere quasi tutti contro. Non hanno piagnucolato, come sento fare sempre più spesso nelle nostre riunioni, non si sono detti mamma mia quanto è forte questo governo, non si sono detti quanti voti abbiamo, anche perché notoriamente non votano, essendo non avendo diritti di cittadinanza in questo paese e spesso anche neanche il permesso di soggiorno, come sappiamo. Semplicemente hanno ritenuto intollerabile che nessuno tentasse di dare voce a centinaia di migliaia di loro compagni, fratelli e sorelle, chiamateli come volete, a cui nessuno dava voce, e hanno detto ci mettiamo in gioco fino in fondo. Ora, forse dovranno scendere a mani vuote, come sono scesi a mani vuote i compagni di Brescia, e lo sanno benissimo che non si sale su una torre, non se ne scende con 50.000 permessi di soggiorno. Forse dovranno subire l'infamia della deportazione, come è successo già a uno dei compagni del presidio di Brescia. Due. Io non credo che abbiano letto Rosa Luxemburg, anche se ci sono dei compagni politicamente molto formati anche in questa lotta. Però mi è venuta in mente quella frase famosa di Rosa quando dice «Solo chi si muove si rende conto delle proprie catene». Invece noi stiamo fermi e immobili, le nostre catene ce le teniamo come la coperta di Linus, cari compagni. Ci stiamo avvoltolati dentro e sono tutte nelle nostre teste. Tutte nelle teste di un gruppo dirigente che ha paura a muovere un solo passo per paura di rendersi conto che quelle catene vanno rotte. Attenzione, non voglio fare la demagogia del movimento bello e dei partiti brutti, del movimento bello e dei dirigenti brutti, anche perché negli ultimi 25 anni ne ho sentiti fin troppi che agitavano queste demagogie, poi ti giri e dopo 5 minuti li trovi nelle teste di lista e seduti dietro a tutte le possibili presidenze. Io dico che nella fatica immane che qualsiasi movimento di lotta, sia quello degli immigrati, sia quello dei metalmeccanici, sia quello della scuola, deve fare, esige dirigenti all'altezza, compagni. Perché questo paese è attraversato da una tensione lacerante sul piano sociale, ne hanno già parlato altri prima di me. C'è un abisso che si sta spalancando tra ricchezza e povertà, tra chi ha potere e chi non ne ha, e si vede in questi lampi a Pomigliano, appunto, a Brescia, a Milano, in tanti altri, che noi dobbiamo capire cosa rappresentano. Se avvenimenti in apparenza piccoli, perché appunto parliamo di un movimento che non è di massa, e a Pomigliano in fin dei conti sono stati 1700 lavoratori che hanno detto no a Marchionne, però se avvenimenti che sembrerebbero piccoli muovono cose grandi, vuol dire che c'è qualcosa che sta maturando. Allora compagni, smettiamola di giocare al piccolo chimico con le alleanze elettorali e iniziamo a discutere dei percorsi di costruzione e del conflitto.
Il 16 ottobre ci ha detto qualcosa. Ci ha detto non solo che c'era una grande piazza, non solo che c'erano migliaia di bandiere rosse, compagni, ci ha detto che il conflitto operaio, il conflitto di classe può essere l'elemento unificante di tutti i conflitti di questo paese. È qualcosa che non si vedeva da 30 anni, non si vedeva dal 1980. Ci ha fatto vedere la potenzialità che appunto non era solo nei numeri, ma nella composizione, nella dinamica che ha portato a quella piazza. E ci ha anche mostrato, come ci ha ricordato stamattina il segretario della FIOM, il drammatico vuoto di rappresentanza che quella piazza soffre. Ora, noi cosa offriamo a quella piazza? L'alleanza democratica, la grande alleanza democratica, come avrebbe detto un segretario della Democrazia Cristiana del tempo che fu, l'eterno ritorno del sempre uguale, e giù lacrime. Oh mamma mia, questo Berlusconi com'è forte, oh mamma mia questo Vendola quanti voti prende, oh mamma mia questi giornali che non parlano di noi, queste televisioni che non ci danno spazio, e finiamola un po' di piangere sempre addosso le nostre disgrazie. E parole vuote, unità, unità, il compagno Burgio è il massimo esponente. Allora, unità di chi? Unità per fare cosa? La piazza del 16 ha unito, sì, ma per unire ha dovuto dividere prima. Ha dovuto dividere con CISL e UIL su Pomigliano, sul contratto nazionale, e diciamolo, è una divisione che attraversa anche il gran corpo della CGIL, non da oggi. O ci siamo dimenticati la consultazione sul welfare nel 2007, quando noi eravamo in quel governo che ci ha portato le disgrazie di oggi. Allora, carissimi compagni, quella piazza, quel movimento e altri che vengono avanti vivranno se siamo capaci anche noi di far vivere quella rottura, di articolarla e di trasformarla nella piattaforma politica alternativa che oggi manca, sì, manca certamente. E questo va fatto non perché sposiamo né la FIOM né nessun altro, anche lottando, anche impegnandoci anche contro le esitazioni, le paure, le titubanze che ci possono essere nei gruppi dirigenti. Lo ha detto chiaramente Pier Ferdinando Casini, che è un uomo di mondo, e la sera del 16 ha detto: rispetto quella piazza, c'erano i lavoratori, però mi dispiace, chi era in quella piazza è al di fuori di un'alternativa riformista in questo paese. Sottoscrivo, lo capisce Casini, lo capisce la Marcegaglia, lo capisce Bersani, è possibile che siamo gli unici a non capirlo, che la cosiddetta alternativa riformista significa uccidere le rivendicazioni di quella piazza. Corro, per non portare altro tempo, ti chiedo scusa Rosa, siccome non ci avete dato grandi diritti in questo congresso, forse qualcosina ancora posso riuscire a dirla. Incompatibili con cosa? Con la costruzione dell'alternativa borghese e confindustriale in preparazione, che vuole gestire l'uscita dal berlusconismo in crisi, che sia attraverso nuove elezioni o che sia attraverso governi tecnici. E allora, carissimi compagni, il solo fatto che il Partito Democratico dica prima la stabilità dei conti e poi forse vediamo di discutere le mozioni di sfiducia al governo, ce lo dice dove siamo, ce lo dice dove porta questa, la logica di questa alleanza. La stabilità dei conti non vive con la rappresentanza del lavoro che oggi appunto anche Landini ci ha sollecitato ad assumere, e lo scoprirà anche il compagno Vendola, e soprattutto lo scopriranno tanti che in questo momento ripongono fiducia in quel progetto. Finisco su un punto, devo tagliare. Allora, tante parole. Oggi è stata dichiarata la battaglia per tutte le democrazie possibili, la democrazia repubblicana, la democrazia partecipata, la democrazia dei luoghi di lavoro. Scusate, facciamo anche la battaglia per la democrazia qui dentro, per favore. Perché io, c'è il questionario sul congresso, ma anche una domanda: hai mai visto un congresso blindato come questo? Adesso portate pazienza, in questa federazione è come una casa in cui se vuoi spostare un posacenere devi tirare giù tutta la casa e rifarla, perché altro che cencelli, come ha detto Sodano, e troppi, troppi discorsi stridenti in cui le parole che si dicono qui non corrispondono a niente di quello che si fa fuori. Che lo dica qualche vecchia volpe, lo capisco, mi preoccupo di più quando lo dicono compagni giovani e giovanissimi fin troppo esperti in questo tipo di arti. Ecco, io ho strafinito il mio tempo, ringrazio la Presidenza per la pazienza e concludo. Credo di aver detto dove penso che possiamo andare a trovare quello che drammaticamente e con grande evidenza manca oggi. Compagni, l'ultima spiaggia non esiste mai per chi lotta.
Però attenzione, perché l'ultima spiaggia per le organizzazioni, i partiti e le strutture può esistere, e questo non è la fine del mondo, ma sicuramente è la fine dei progetti che non sanno confrontarsi con la realtà. Grazie. Grazie Bellotti. Ora la parola a Pagliarini, poi Guido Guidi, poi Maria Campese. Preannuncio, così ci si prepara. Grazie. Ma care compagne e cari compagni, questo congresso è chiamato a fornire una proposta politica in grado di affrontare una fase complicata e inedita. Complicata perché siamo nel pieno di una crisi che sta peggiorando le condizioni di vita e di lavoro di milioni di cittadini. E inedita perché dobbiamo fare i conti con una sinistra e con i comunisti che per la prima volta nella storia repubblicana sono fuori dal Parlamento. Vedete, per quante sfumature possiamo usare per interpretare la nostra vicenda politica, mi riferisco al periodo che va dalla sconfitta dell'arcobaleno ad oggi, il fatto incontrovertibile è che non siamo ancora riusciti ad interpretare il disagio e l'inquietudine profondi che il Paese vive. Da questo congresso deve uscire un messaggio forte e chiaro all'intero Paese, un messaggio che dice che la sinistra e i comunisti ci sono e soprattutto che non si arrendono. Non ci arrendiamo alla drammatica crisi che ha investito il rapporto tra politica e cittadini. Non ci arrendiamo alla deriva antipopolare qualunquista cui è stato abbandonato il Paese. Non ci arrendiamo ad una maggioranza, ad un governo che in ogni decisione, in ogni atto dimostra di essere estraneo allo spirito e alla lettera della nostra Carta Costituzionale. Non ci arrendiamo ad un sistema economico basato sul mercato, di un mercato arrogante e prepotente, che della democrazia soffre regole e controlli. E non ci arrendiamo ad un modello di sviluppo che è segnato da profonde ingiustizie. Ma noi non solo non ci arrendiamo, da questo congresso deve partire un messaggio forte, dicevo, che ha a che fare con l'impegno per la trasformazione della società. Ma per poter lanciare un messaggio forte e chiaro occorre capire fino in fondo quali sono le ragioni della sconfitta e riempire subito dopo la nostra proposta di contenuti politici attuali e credibili. Riguardo alla sconfitta, non possiamo nasconderci l'incapacità di entrare, come dicevo prima, in sintonia con le aspettative e i bisogni dei cittadini. Se no non si perdono 2 milioni di voti, questo è il dato e questa è la cifra. Ma se non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo dirci che si tratta di un'incapacità che ha radici lontane, che affondano nella crisi di egemonia culturale e ideale della sinistra. Negli ultimi decenni non abbiamo fatto abbastanza per evitare di sradicarci dai territori, dai quartieri, dai luoghi di lavoro, vale a dire dai luoghi dove scorre la vita normale con le sue contraddizioni. La sinistra e i comunisti non hanno saputo leggere correttamente e quindi nemmeno contrastare efficacemente il senso di disgregazione che si respira in ogni angolo della società italiana, a partire dalla frammentazione lavorativa e dal venire meno del senso di appartenenza ad una classe, al venire meno di un sistema di solidarietà. Ma la nostra sconfitta è ancora più profonda. Affonda nella crisi epocale dei principi di uguaglianza e solidarietà, sostituiti dai disvalori proposti negli ultimi 2 decenni dalle destre, incentrati sull'individualismo più sfrenato, sul primato dell'egoismo e del particolarismo. La prova della nostra inadeguatezza sta nel risultato e nel consenso della destra e della Lega Nord. Vedete, il precario e l'insicuro, sia esso un lavoratore atipico, un operaio espulso dal ciclo produttivo, o un cittadino spaventato dalla vigilanza di una discarica, chiede risposte utili al soddisfacimento di bisogni materiali e anche psicologici ed emotivi. In altre parole, quando un cittadino insicuro chiede sicurezza, chiede più servizi e più garanzie, ma vuole anche poter sognare un futuro diverso. Ebbene, noi non abbiamo saputo rispondere né alla pancia né ai sentimenti dei più deboli, lasciando i nostri elettori imprigionati nelle loro comprensibili paure. E allora da dove ricominciare? Penso dalla rimotivazione delle persone. Io vedo un rischio. Il rischio è quello della rassegnazione di una parte significativa della nostra gente e anche di una parte del nostro gruppo dirigente.
viene avanti pericolosamente con insistenza l'idea che il cambiamento è impossibile, che denunciare le ingiustizie, protestare e lottare non serva a niente o addirittura sia rischioso. Guardate, non tragga in inganno la straordinaria manifestazione del 16 ottobre della FIOM, oppure il referendum dei lavoratori di Pomigliano, o le tante straordinarie lotte messe in campo in questo periodo. Il contesto generale ci segnala il disagio e la solitudine dei lavoratori e delle lavoratrici. Il nostro compito è quello di contrastare e sconfiggere quest'idea, perché il vero rischio è rimanere in silenzio, voltarsi dall'altra parte e non provare indignazione di fronte alla sistematica violazione delle regole più elementari di convivenza sociale. E allora dobbiamo ridare dignità alle persone, e la dignità passa per il riconoscimento al diritto al lavoro, diritto richiamato nella Costituzione dall'articolo 1, l'articolo 41, l'articolo 3, tutti quegli articoli messi in discussione dal governo delle destre. Eppure quel diritto al lavoro così solennemente garantito dalla Costituzione è un diritto solo sulla carta e lo si intuisce dalla sua scarsa tutela nella vita di tutti i giorni. Quale diritto costituzionale ha maturato chi muore lavorando? E quale diritto ha ottenuto chi è trattato senza dignità o chi percepisce un salario indecente? E come se non bastasse, deve sentirsi dire che in fondo la Marcegaglia e gli operai della Fiat navigano sulla stessa barca. Siamo frastornati da continui proclami alla libertà d'impresa, ma qualcuno si domanda perché chi ogni mattina si alza per andare a fare il suo dovere in fabbrica o in ufficio, galleggia sempre più a fatica e vive talvolta a stenti? Noi ce lo domandiamo e come, e diciamo con forza che non accettiamo di vedere milioni di lavoratori rivendicare per anni minimi aumenti salariali mentre i compensi dei manager e i profitti delle imprese salgono alle stelle. La sinistra ha un futuro solo se sa parlare a chi vive faticosamente del suo lavoro, se sa immaginare un sistema economico che superi le retribuzioni inadeguate, che dia garanzia di un lavoro a chi non lo ha, che permetta alle ragazze e ai ragazzi di immaginare un futuro senza dover dipendere dalle spietate e intollerabili logiche del profitto. Prima ancora che diritti riconosciuti, il lavoro e la sicurezza sociale sono infatti un bisogno. E allora due questioni per finire. La prima è una questione di marketing. Noi non possiamo continuare ad essere additati come quelli che sono antichi e inutili. La falce e il martello, i simboli del riscatto dei lavoratori, meritano ben altri aggettivi che devono richiamare i contenuti della battaglia politica più moderna possibile. E la seconda cosa, nello stesso tempo sappiamo, ce lo insegna la storia del movimento operaio, che la politica senza l'organizzazione non è in grado di camminare. Ecco perché dobbiamo riflettere su come far vivere il nostro progetto nei luoghi di aggregazione, a cominciare dai luoghi di lavoro. Abbiamo bisogno di costruire un'opposizione sociale dal basso, che sappia far interagire territori, vertenze, mobilitazioni, che sappia costruire un conflitto e un'opposizione ampia al governo Berlusconi e alle sue politiche. Ci aspetta un lavoro titanico da far tremare le vene ai polsi. Dipenderà da noi. Siamo arrivati fin qua e non era scontato. Se sapremo superare divisioni, diffidenze, se il pluralismo riusciremo a trasformarlo come un valore, questa avventura sarà un'avventura positiva e riusciremo a dare risposte alle milioni di lavoratrici e lavoratori che hanno bisogno di rappresentanza. Grazie. Grazie Pagliarini. Ora la parola a Guido Guidi della Liguria, poi Maria Campese e poi Maurizio Musolino. Allora, buonasera a tutti. Io appunto vengo da Genova, sono ligure e non ho un lungo percorso di militanza partitica alle mie spalle. Diciamo che vengo dal mondo dei cosiddetti movimenti e però ho deciso di avvicinarmi a questo soggetto che nasce, che muove i suoi primi passi all'insegna dell'unità e della riunificazione delle varie organizzazioni, dei vari partiti di sinistra, e prova a interrogarsi su cosa vuol dire oggi far parte di una federazione della sinistra che risollevi
i temi della sinistra in questo paese, che dia risposta a quanti ormai da anni ci chiedono di unirci. Nel documento politico ho apprezzato, ho sentito appunto l'espressione socialismo del XXI secolo. Che cosa vuol dire? Come questa federazione può muovere i suoi passi? Qual è il percorso politico che deve intraprendere? Io sono stato molto contento di sentire numerosi riferimenti alla Costituzione, che penso che costituiscano un'avanguardia culturale al giorno d'oggi. Nel 2010 ancora i valori costituzionali sono vivi, sono forti, e il nostro compito storico è quello di difenderli. A mio avviso è quello di far capire ai giovani che abbiamo degli strumenti che nascono dalla resistenza e che ci danno l'opportunità di partecipare all'indirizzo politico di questo paese, di rispondere alla disillusione, alla frustrazione che molti miei coetanei hanno e che mi contrappongono quando io provo a sollevare un po' di passione politica all'interno dei dibattiti che si fanno anche al di fuori dei circoli di partito. Quindi chiedo un po' di attenzione, per favore. Grazie, il compagno credo che abbia diritto di poter parlare con la sala che ascolta. Grazie. Secondo me abbiamo bisogno di un percorso politico aperto e coraggioso, che sia veramente capace di aprirsi alle istanze della società civile e alle lotte che stanno nascendo come reazione, a volte anche spontanea, come a questo attacco concentrico ai diritti, alle conquiste anche culturali che i nostri padri e i nostri nonni hanno saputo conquistare. Quindi bisogna avere l'umiltà, come si diceva stamattina, anche di imparare che cosa vuol dire socialismo del XXI secolo. Io credo che in questo momento di crisi nessuno abbia delle risposte concrete, già date, nessuno possa avere la pretesa di insegnare agli altri come si lotta, ma bisogna praticare i contesti di lotta come quello di Via Imbonati per imparare oggi come si lotta e per collegare le varie istanze della lotta, perché io penso che l'unico modo per fare controcultura sia quello di parteciparle, di attraversarle queste lotte e di scaturirne, di maturare una coscienza anche cangiante che sia capace di tradurre queste istanze e di collegarle, perché quando un immigrato sale sulla gru a Brescia o a Milano la sua lotta secondo me è collegata a quella di un operaio che invece vede i suoi diritti anche lesi dal fatto che questo immigrato lavora 12 ore al giorno in nero e prende magari 400 euro al mese e è disposto a fare gli straordinari sempre e comunque. Allora bisogna scardinare questa dinamica economica e partecipando a queste lotte per creare una controcultura, per valorizzare la figura del migrante come una figura in primo luogo culturale. È un discorso che io ho sentito fare in Via Imbonati domenica scorsa a Milano durante l'Assemblea Nazionale dei Comitati dei Migranti. I migranti sono una risorsa culturale per il nostro paese e creano controcultura, e come Landini diceva che adesso possiamo criticare Marchionne dopo il 16 ottobre, noi possiamo dire che i migranti sono una risorsa culturale dopo che sono saliti sulle gru e dopo che hanno dato avvio ad una lotta. Quindi creare controcultura, collegare le istanze di lotta presenti nel nostro paese, nella nostra società civile, e difendere i valori costituzionali, perché io sono un insegnante e quando vado a parlare ai ragazzi della Costituzione durante le ore di diritto e dico che sono orgoglioso che la nostra Costituzione difenda il diritto d'asilo e lo riconosca ad ogni uomo, perché un diritto deve valere per tutti, non può valere solo per una categoria, mi guardano con degli occhi un po' esterrefatti. Loro non le sanno queste cose, loro sentono il discorso egemone dominante che non è fatto certo da noi oggi e che sentono nei bar, sentono a casa, sentono in televisione. Quindi il nostro compito è quello, secondo me, di riportare i valori costituzionali, di riempirli di sostanza e di far sì che non siano solo degli articoli formali percepiti come un qualcosa di giuridico e di lontano, ma che siano vissuti, vivi, minuto. Sì, che siano appunto riportati all'avanguardia
politica e culturale nel nostro paese, grazie all'azione, all'indirizzo politico che da questa federazione io mi aspetto e spero che appunto si possa verificare. Grazie. Ringrazio Guido Guidi. Ora la parola a Maria Campese, poi Maurizio Musolino, poi Anna Belligero. Bene, care compagne e cari compagni, verrebbe da dire ci siamo. Ci siamo finalmente in questo momento congressuale, un momento non scontato, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre problematicità, nonostante i nostri riti, nonostante il voler comunque sempre vedere le differenze piuttosto che le cose che ci uniscono, oggi siamo qui a fare un congresso che, è stato già detto, avremmo dovuto già fare un po' di tempo fa. Abbiamo giustamente voluto rispondere a una domanda di unità che ci viene dal popolo della sinistra. Perché guardate... Per favore, scusa Maria, per favore davvero un po' di silenzio, grazie. Soprattutto dalla parte destra ma anche da in fondo, grazie. Perché guardate, i compagni e le compagne che negli anni scorsi, delusi, hanno abbandonato ad ogni scissione, ci sono stati tante e tanti che si sono ritirati e che non sono andati né da una parte né dall'altra e che delusi hanno smesso di fare politica, di fare militanza. Io credo che rispetto a tutte queste compagne, a tutti questi compagni, noi abbiamo un dovere, che è quello di dargli uno strumento di battaglia politica e di lavoro politico. È questo un punto di arrivo? Assolutamente no. Cioè la consapevolezza che noi dobbiamo avere tutta piena è quella che questo è un punto di partenza, che il lavoro che ci aspetta è un lavoro difficile, le difficoltà sono già venute fuori, le conosciamo sui territori, ma dobbiamo avere la capacità di superare queste difficoltà, dobbiamo avere la capacità di costruire un soggetto capace di costruire un'alternativa di società. Quindi un'unità necessaria, ma io credo anche non sufficiente. Cosa ci prefiggiamo in questa fase? Io credo che il primo obiettivo che abbiamo di fronte è quello di cacciare Berlusconi. Guardate, un governo che ha osato dire che la legge 626, quella della tutela sui luoghi di lavoro, la sicurezza sui luoghi di lavoro, è un lusso. Un governo capace di dire una cosa di questo tipo, nonostante le morti sui luoghi di lavoro, sappiamo tutti, sono morti non quotidiane, ma si può dire all'ordine delle ore. Un governo che ha tagliato a comuni, province e regioni, e ci renderemo conto nel 2011 negli enti locali la impossibilità di dare risposte in termini di assistenza, in termini di trasporto pubblico, in termini di servizi ai disabili e alle categorie più deboli. Un attacco feroce al pubblico impiego, con il blocco delle assunzioni, blocco dei contratti, finestra unica per i pensionamenti, scippo anche del TFR, tagli a scuola, università, ricerca e cultura. Guardate, un paese che non investe in termini di istruzione, di cultura, di ricerca, è un paese che si è condannato alla morte civile. Un governo che sta mettendo in atto un federalismo che, guardate, io penso che la portata del federalismo noi la stiamo anche sottovalutando. Per il Mezzogiorno d'Italia la ricaduta sarà devastante. Solo in Puglia, vengo dalla Puglia, significherà avere 700 milioni di euro in meno nell'annualità 2011. Un governo che sta attaccando la Costituzione e sta attaccando
sta minando alle basi la democrazia. Allora io credo che rispetto a questo sia un dovere di noi comunisti, ma io credo di tutto il popolo della sinistra, porsi l'obiettivo di cacciare questo governo e di cercare di costruire un'alternativa. Credo anche che lo strumento che ci stiamo dando, quello della federazione della sinistra, perché io lo vivo come uno strumento di lavoro politico, debba porsi alle prossime elezioni amministrative. Non vi parlo delle elezioni politiche perché, diciamo, io ho seri dubbi che si vada ad elezioni nei prossimi mesi, però ecco, vorrei anche essere smentita in questo. Ma le prossime elezioni amministrative noi dobbiamo lavorare laddove si fanno le primarie, eppure non è uno strumento che io personalmente ritengo lo strumento migliore nella scelta dei candidati e degli esponenti politici che devono rappresentarci, eppure io credo che l'esperienza di Milano ci parli di una pratica possibile che possa introdurre l'elemento del cambiamento. Quindi puntare sull'individuazione di candidati di sinistra con un programma fortemente connotato a sinistra e costruire un fronte a sinistra, un fronte unitario, perché il cambiamento è un cambiamento possibile. Il compagno Pisapia sarà il prossimo candidato a Milano alle prossime amministrative e io credo che quel risultato parli di una battaglia possibile e che possa portare a casa il risultato. Credo anche che dobbiamo porci il tema delle liste unitarie con Sinistra, Ecologia e Libertà, perché laddove ci sono le condizioni noi dobbiamo lavorare a costruire delle liste unitarie. Perché io ritengo che comunque la federazione della sinistra debba avere due gambe. Una gamba nella società e l'altra nelle istituzioni, perché io credo che noi non possiamo eludere il tema della rappresentanza. Guardate, il sistema maggioritario e gli sbarramenti ci hanno di fatto messo nelle condizioni che di essere soccombenti rispetto al voto utile. Quindi c'è un tema all'ordine del giorno che è quello della legge elettorale, perché se non si cambia la legge elettorale in termini proporzionali noi effettivamente abbiamo un problema di rappresentanza. Alle scorse elezioni regionali nel Mezzogiorno d'Italia abbiamo eletto consiglieri solo in Calabria, in tutto il Mezzogiorno non ci sono altri gruppi, altri rappresentanti, anche singoli consiglieri. Quindi il tema della rappresentanza dobbiamo porcelo, così come io credo che dobbiamo porci il tema di una sinistra efficace, capace di parlare al popolo della sinistra e di poter essere riferimento. Quindi io credo che dobbiamo dirci che vanno bandite tutte le pratiche minoritarie, tutte le pratiche settarie. Dobbiamo lavorare non a presentarci come un cartello elettorale, cosa che abbiamo fatto fino ad oggi, ma dobbiamo essere capaci di costruire un soggetto per l'alternativa di società. Un ultimo passaggio voglio farlo su come siamo fatti tutti quanti. Io credo che il tema, la questione di genere non possa essere risolta con le quote. C'è un tema grande che parla di che tipo di lavoro politico noi facciamo sui territori, di quali temi che coinvolgono le donne riusciamo ad intrecciare, perché se non cambiamo il corpo del partito, se il corpo degli iscritti ha una composizione fatta con una presenza di donne che è veramente risibile, io credo che non ci possiamo aspettare che ci sia un grande lavoro anche in termini di cambiamento che possa partire dall'alto. O partiamo dall'alto e dal basso, altrimenti il cambiamento non è possibile. Grazie Maria. Ora diamo la parola a Maurizio Musolino,
poi Anna Beligero e poi Giusto Catania. No, vedete, io volevo partire da una considerazione che mi veniva oggi a pranzo. Si mangiava con dei compagni palestinesi che erano venuti ospiti del nostro congresso e una domanda che loro rivolgevano per cercare di capire anche le dinamiche, cosa stava succedendo qua dentro, era: bene, cosa succede domani quando usciremo da questa sala? E soprattutto che giudizio, che cosa pensavamo di aver fatto in questi mesi e in questi anni? Ora, abbiamo provato a spiegargli, parlando con questi compagni, che probabilmente ci sono due punti di vista. Uno interno ai partiti, interno alle organizzazioni che hanno partecipato in questi mesi a questo progresso. E con tutti i limiti, con tutte le recriminazioni che ci stiamo facendo, che ci siamo fatti, non possiamo non riconoscere come in questo anno e mezzo si siano compiuti dei passi inaspettati, probabilmente un anno e mezzo fa. Stare insieme, discutere, condurre insieme tante battaglie, coordinare e organizzare insieme tanti momenti di lotta, era difficile pensarli possibili appena qualche mese fa. Maurizio, scusa, per cortesia, là fuori, sulla destra, dico a voi, o vi allontanate o tacete. Grazie. A fronte di questo, grazie, a fronte di questo però c'è anche una percezione di chi non sta dentro il nostro percorso, di chi non sta dentro i nostri partiti. Ed è chiaro che questa percezione è una percezione che non può che giudicarci inadeguati rispetto al disastro che in questi mesi e in questi ultimi anni in Italia sono successi. Rispetto a questo disastro, rispetto alla crisi economica, rispetto ai disoccupati, rispetto a una scuola che si dimostra sempre di più fallimentare con un tipo di gestione che vuole la scuola fallimentare, rispetto a tutto questo si doveva e si poteva fare di più. Allora dobbiamo partire da queste considerazioni per guardare avanti, per uscire da questo appuntamento, io credo anche con l'entusiasmo e con la convinzione che non sempre ci ha accompagnato in questi mesi, sapendo delle difficoltà, sapendo anche delle differenze che ci sono fra di noi, ma facendo di queste difficoltà, di queste differenze, una ricchezza per essere più forti e per andare avanti. Vedete, io credo e voglio entrare su alcuni punti, perché il tempo è stretto, e su alcuni punti voglio in un qualche modo mettere a verbale, diciamo, delle posizioni. Il primo è un punto che è stato molto dibattuto oggi, che è il sindacato. Credo che l'intervento di questa mattina di Landini ha riscaldato i nostri cuori, come la manifestazione del 16 ottobre ci ha dimostrato non solo che un'unità è possibile, ma che questa unità può essere anche ampia e andare oltre quello che è la federazione della sinistra. Eppure, detto questo e sottoscritto tutto ciò, io credo che non si può oggi non guardare con attenzione, e probabilmente da questo congresso questa attenzione deve venire fuori, senza nulla togliere alla CGIL, senza nulla togliere alla FIOM, guardare con attenzione a quel sindacalismo di base che in molte realtà, ad iniziare dal pubblico impiego, ha un peso e sta conducendo una lotta importante, è una lotta che spesso e volentieri si incrocia con le nostre lotte e con i nostri percorsi. Io credo che questo debba avvenire. Un altro elemento, parlerò un po' per flash perché gli 8 minuti sono un po' tiranni, è il problema delle compagne. Io credo che, sinceramente, lo dico a tante compagne, se le compagne ne parlano come di una loro questione e rimane una questione di cui le compagne parlano di questo, gli altri parlano di altri, gli studenti degli studenti, i lavoratori dei lavoratori, non si va avanti e si è tutti fregati. Io credo che la valorizzazione del lavoro di tante compagne brave che noi abbiamo nei nostri partiti, che sono nella federazione della sinistra, è una ricchezza e deve essere un obiettivo al quale dobbiamo concorrere tutti, compagni e compagne, e non deve essere un problema delle compagne rivendicare spazi, quote o quanto altro, ma deve essere un problema di tutti quanti noi rivendicare, se consideriamo che questa è una ricchezza. E su questo ci dobbiamo interrogare anche nel cercare di capire
modi di fare politica, qualcuno prima diceva orari e tempi, probabilmente anche forme per aprire il partito a questa partecipazione. E tanto abbiamo fatto tanto noi come comunisti italiani, tanto hanno fatto i compagni di Rifondazione, tanti hanno fatto gli altri compagni in questi anni per creare regole e modi al nostro interno di favorire la partecipazione delle compagne, ma quello che noi vediamo in tante sezioni, in tanti organismi dirigenti e soprattutto negli organismi dirigenti non può che portarci a dire che tanto è stato fatto, ma tanto ancora va fatto e probabilmente con altre direzioni e altre indicazioni. Concludo su un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello del Medio Oriente e della Palestina. Ecco, io credo che come Federazione della Sinistra non possiamo non avere una posizione internazionalista, una posizione che sottolinea il nostro essere di parte, partigiani, e in questo essere dalla parte del popolo di Palestina che è occupato non da un'entità astratta e indefinita, ma occupato da uno Stato di Israele. E questo dobbiamo avere il coraggio di gridarlo, e come dobbiamo avere il coraggio, e chiedo che nel documento politico sia anche sottolineato, di sottolineare una nostra piena adesione a quella campagna BDS di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni verso lo Stato di Israele, una campagna che in questi mesi, in questi anni ha avuto sempre un maggiore appoggio, che ha riscosso successi, che ha ottenuto delle concrete riferimenti che mettono in discussione e in crisi lo sviluppo di questo Stato sionista. Concludo veramente con un ultimo elemento, che è un elemento, io credo, dirimente anche nel nostro essere a fianco di quei migranti, di quei cittadini che tante lotte stanno facendo. Vedete, io credo innanzitutto che quell'arrampicarsi sulle torri, sulle gru, sui tetti sia un segno di debolezza e non di forza. Un sindacato che funziona, una rappresentanza politica che funziona, che riesce a dar voce a queste esigenze, è quello che bisognerebbe mettere in campo. Ed è la sconfitta di tutto questo, vedere quegli uomini e quelle donne invece arrampicati su quelle gru. Io credo che nel preambolo dello Statuto su questo ci debba essere un riferimento preciso che sottolinei il nostro impegno, l'impegno della Federazione a fianco dei diritti dei cittadini e delle cittadine migranti, a fianco dell'abbattimento di tutte quelle discriminazioni che sono oggi dei cittadini e delle cittadine migranti, ma che sono quelle discriminazioni che iniziano a colpire questi cittadini per poi colpire il giorno dopo, se non il giorno stesso, anche tutti noi. Grazie. Grazie a Maurizio Musolino. Ora diamo la parola ad Anna Belligero e poi a Giusto Catania. Anna Belligero è dei Giovani Comunisti. Giusto, questa volta è giusto, Rosa. L'ho sbagliato da stamattina, alla fine ho imparato. Compagni e compagni, io inizierò a partire da una cosa che condivido tanto e che ha detto Vittorio Agnoletto nel suo intervento, quando ha detto che a Genova avevamo ragione. Io inizio proprio da questo per spiegare sia perché penso che a Genova avevamo ragione e sia perché penso che 10 anni dopo, e quindi non semplicemente per celebrare un anniversario, noi dobbiamo mettere anche al centro della nostra discussione di questa federazione quelle che sono state le pratiche, quelle che erano le parole d'ordine, e soprattutto fare autocritica rispetto alle ragioni che invece hanno portato alla sconfitta nostra rispetto a quel movimento che si era creato e che ci aveva completamente investiti, del quale noi eravamo parte assoluta ed integrante. Vittorio l'ha detto, l'aveva detto anche Giovanni. Io credo di poter dire che sicuramente c'è un elemento che su questo ci ha fatto perdere terreno fino ad arrivare, diciamo, negli ultimi anni ad avere un livello di conflitto veramente molto basso nel nostro paese. Si chiama governismo, compagni e compagne, e io lo voglio dire e mi soffermerò un minuto almeno su questo, semplicemente perché io non credo che il governismo, come noi lo citiamo, sia semplicemente il rifiuto di assumersi le responsabilità di governo. Il governismo è una malattia che ogni tanto intacca il cuore, la mente e le braccia degli uomini e delle donne di sinistra e che gli impedisce di tenere al centro quelle che dovrebbero essere invece le ragioni fondanti del nostro essere di sinistra, e non semplicemente l'attaccamento a qualcosa che appunto è il governo o sono le poltrone. Ed è un rischio che molto spesso noi, diciamo,
corriamo e che sento e che ho sentito, diciamo, più o meno velatamente anche in alcuni interventi che mi hanno preceduto. Dico questo perché, ripeto, il problema non è se andare o non andare al governo, il problema è andare al governo per rappresentare chi? Per rappresentare il movimento GLBTQ quando andiamo al governo con gli amici del cardinale Bagnasco? Io penso che loro non ce lo chiedano. Andare al governo per gli operai di Pomigliano quando andiamo al governo con gli amici della Marcegaglia? Io penso che loro non ce lo chiedano. Andare al governo per rappresentare gli studenti e le studentesse dell'Onda e dell'attuale movimento? Per fare cosa? Per ricontinuare a fare quello che abbiamo fatto con la Berlinguer Zecchino? No, compagni e compagne, non ce lo chiedono. Così come i migranti della GRU di Brescia o a Milano oggi non ci chiedono di tornare a fare una tour con Napolitano, compagni e compagne. Per cui io credo che se noi non abbiamo le condizioni reali per rispondere al nostro popolo, a quelli che vogliamo rappresentare non a parole da questo pulpito, ma a quelli che noi abbiamo l'esigenza e il dovere di rappresentare nel momento in cui ci impegniamo a governare per loro, o anche compagni e compagne, a fare per loro l'opposizione, semplicemente. Diceva in passato, nel suo splendido intervento, che adesso noi non abbiamo nulla da perdere, ed è per questo che, compagni e compagne, io dico: se non ora, quando? Se non ora che davvero noi non abbiamo nulla da perdere, non vogliamo mettere al centro quella che deve essere, quelli che devono essere gli elementi della costruzione di questa sinistra, che io penso siano esattamente due, sia per i congressi che si sono svolti in queste settimane, per le feste, per tutto quello, le iniziative che i compagni e le compagne fanno sui territori. Uno si chiama militanza, non l'ho sentita citare una volta, compagni e compagne. Se noi esistiamo ancora, non è per i media, non è per i leader, è per i compagni e le compagne che sui territori fanno gli attacchinaggi, i volantinaggi, fanno le campagne elettorali, fanno la militanza, e quei compagni e quelle compagne si stanno stancando, e noi a questo segnale dovremmo in qualche modo prestare l'orecchio. La seconda si chiama credibilità, ed è proprio quella che non ci può consentire di andare al governo o all'opposizione su delle posizioni, appunto, come ho già detto prima, e poi di fare fatica a tenerle, per cui perderla, come è successo, lo dico principalmente per il partito di cui faccio parte, visto che all'epoca non eravamo ancora una federazione, come è successo dopo, per cui c'è stato uno svuotamento di consensi proprio perché non siamo riusciti a dare delle risposte. Rispetto a questo congresso dirò due cose velocissime. Verticistico, ademocratico, a volte antidemocratico. Io devo dire la verità, non posso negare che qualche difficoltà c'è stata nella costruzione di questo congresso, e i compagni e le compagne l'hanno percepita. Adesso ci siamo, e proprio perché ho 27 anni, preferisco guardare al futuro e a quello che noi ci mettiamo, come dire, mettiamo in cantiere di fare con questo nuovo strumento di cui ci stiamo dotando oggi, compagni e compagne. E quindi, appunto, di aprire la federazione della sinistra non a parole ma con i fatti, e quindi di intavolare davvero delle discussioni con i soggetti che con noi nelle piazze non a parole ma ci stanno, e chiedere a loro che cosa dovremmo fare, non deciderlo sempre noi per loro e poi invitarli qui a fare i saluti, compagni e compagne, perché altrimenti mi pare chiaro che se non gli diamo la possibilità di partecipare alle decisioni, quelli ci dicono: scusate, preferiamo continuare a fare il nostro movimento dove bene o male decidiamo noi. Che sia un soggetto autonomo e alternativo, e io gradirei che da questo congresso venissero fuori delle parole forti rispetto a quello che noi dobbiamo fare, appunto, nel futuro. Degli errori che abbiamo fatto, ne abbiamo già discusso a sufficienza, ne stiamo discutendo oggi. Adesso penso, e io questo sto provando a fare, evitando appunto di continuare a dire su che cosa abbiamo sbagliato, che cosa vorrei che si facesse per tornare ad essere credibili, per tornare ad avere consenso, eccetera, eccetera, eccetera. E non soltanto per predicare bene e poi, diciamo, razzolare non esattamente allo stesso modo. In questi due anni che sono passati da quando abbiamo lanciato questo soggetto, abbiamo imparato a conoscerci, quindi un po' sappiamo con chi abbiamo a che fare nel momento in cui parliamo tra componenti di soggettività diverse. E io penso che in questo congresso noi dobbiamo dire chiaramente che lasciamo a casa le armature per rimettere a disposizione, per metterci a disposizione tutti e tutte, della riscrittura della sinistra di questo paese. E quindi, perché io sento la mancanza di una sinistra vera, compagni, la sentite anche voi, però quando siamo nei cortei, quando siamo davanti alle fabbriche, quando siamo sotto la gru a Brescia con i migranti, con le lesbiche, con i gay, eccetera, eccetera, quella mancanza vi posso garantire che la sentono anche loro, perché quando siamo a quei presidi ci chiedono che dobbiamo fare di più. E noi dobbiamo, secondo me, dire chiaramente che facciamo uno sforzo in più a partire da questo congresso, che non è il politicismo, a quali forze vogliamo allargare, no, compagni e compagne, quanta partecipazione noi mettiamo a disposizione di questi soggetti con i quali lavoriamo costantemente. A me il futuro della sinistra
sinistra interessa davvero tantissimo. Ed è per questo che dico che voglio costruire una sinistra laica, non soltanto che tenga al centro la laicità, ma che non mi costringa a dover essere o una tifosa o una fideistica cattolica, perché a me non interessa. Non interessa fare i cori da stadio, non mi interessano le tifoterie, non mi interessa pregare per qualche santo che non ho in paradiso e ai quali non credo. Voglio poter scegliere di essere comunista, femminista, ambientalista, anti-autoritaria, compagni e compagne, e di sinistra. E a questo voglio dare il mio contributo di donna, di giovane e di tutto quello che, diciamo, incarno in questo momento. E proprio perché ho pochissimo tempo dirò le ultime due cose, ne salterò una importante, però Flavio ha già parlato della repressione, per cui sento di poter superare. Oggi Bagnasco sulle pagine del Corriere diceva una cosa, che i politici devono vivere retto, che per Bagnasco evidentemente significa che dobbiamo essere tutti assolutamente eterosessuali e soprattutto non far vedere quello che facciamo sotto le lenzuola, perché il problema non è la libertà delle donne e degli uomini che poi sono anche politici, bisognerebbe spiegare al cardinale Bagnasco. Il problema è che indipendentemente dal fatto che loro siano omosessuali o eterosessuali, non devono fare uso e abuso di quello che non è proprio ma che è dello Stato, perché non è che Berlusconi il suo problema è che va con troppe donne, a me non interessa, è chiaro che sono contro il fatto che vada con le minorenni, però voglio dire, il problema bisognerebbe spiegare a Bagnasco, che dice ancora che la vita dell'uomo è indisponibile, che ancora più indisponibile è la vita e il corpo delle donne, compagni e compagne. E chiudo con una cosa. Chiudo perché, scusami Rossi, veramente 30 secondi, però io mi sono emozionata tantissimo nel momento in cui oggi Giovanni ha preso la tessera di questo partito, perché credo che, lo dico, noi abbiamo, di questa federazione, scusatemi, l'antimafia sociale è stato un elemento e una pratica che noi da anni facciamo e portiamo avanti, tant'è che voglio mandare la mia solidarietà totale ai compagni e alle compagne di Palagonia che ieri sono stati vittime di minacce da parte dei mafiosi per aver denunciato prima di altri che quelli erano dei mafiosi e hanno fatto comunque un comizio molto partecipato. E vi chiedo, compagni e compagne, un applauso per il coraggio che hanno avuto di portare in piazza tantissime persone ieri, di non avere paura di sfidarli. Dico l'ultima cosa, raccogliendo la sfida, più che la sfida, l'invito di Giovanni. Io qualche tempo fa avevo scritto un articolo dal titolo Peppino impastato, memoria che attiva una generazione. Beh, io penso che noi, caro Giovanni, faremo esattamente questo. Non impediremo con tutte le nostre forze che la memoria e la vita di Peppino siano state spese in vano. Grazie. Grazie Anna. Ora la parola a Giusto Catania di Palermo, poi Ciro Pesacane e poi Antonio Santorelli. Vi devo dire un attimo che la commissione politica si riunisce sempre in una delle salette di fianco dove danno le deleghe, solo per memoria faccio l'elenco veloce, Fantozzi, Steri, Pegolo, Bellotti, Menapace, Nicolosi, Cazzaniga, Licandro, Atalmi, Chieppa, Tripodi, Corrado, Morgia Corrado, Soldani, Donise, Castagnoli, Lidia. E se vi accomodate la riunione inizia. Lo statuto invece è alle ore 20, sempre in quella zona lì. Grazie. Posso? Grazie Rosa. Io se dovessi scegliere una metafora per questo nostro congresso, sceglierei il titolo di un'opera di un drammaturgo importante del Novecento e mi viene in testa un tram chiamato Desiderio. Però io vorrei che questo tram, dentro cui siamo tutti noi, non sia solo un desiderio. E questo tram provi a diventare una teoria, una pratica politica, provi a diventare un ragionamento di prospettiva. Perché credo che questo Paese, e questa è la consapevolezza di tutti noi, abbia ancora bisogno della sinistra e dei comunisti. La situazione attuale del nostro Paese è una situazione molto complicata. Però guardate, compagni e compagni, io credo che l'attuale crisi politica del governo Berlusconi non abbia un esito scontato. Non è scontato che andremo alle elezioni, così come non è scontato che il declino di Berlusconi sia compiuto, anzi, io penso che il processo di devastazione culturale e sociale avviato già 16 anni fa abbia raggiunto il suo apice e sarà difficile ricostruire gli anticorpi democratici,
una nuova coscienza di classe, una nuova egemonia culturale della sinistra. Hanno attaccato i capisaldi della nostra Repubblica, a partire dalla Costituzione, come ci ha detto bene oggi nell'introduzione il compagno Salvi. E io voglio portare la mia esperienza di insegnante di un istituto superiore in una periferia di una grande città, quale Palermo, dove gli studenti non sanno più leggere, non conoscono la grammatica, la parlano come i personaggi delle serie televisive, e i docenti litigano tra di loro, tra precari e stabilizzati, tra tecnici specializzati e professori, per spartirsi qualche briciola del salario accessorio, del salario che viene fuori dal contratto integrativo. Io credo che questa la dice lunga su quello che è avvenuto in questi anni: la devastazione culturale di un patrimonio e lo smantellamento dell'unità dei lavoratori. Allora siamo davanti a questo quadro drammatico e io, compagni e compagni, sento come un'urgenza la necessità di rifondare e di ricostruire la sinistra. Mi tornano in mente le parole del compagno Ingrao, che qualche anno fa qui a Roma disse a noi, molti di noi c'erano, disse a noi: fate presto, altrimenti la sinistra scompare dal paese. Io credo che quel monito del grande padre della sinistra italiana sia oggi ancora di più valido. Dobbiamo fare presto per ricostruire la sinistra. È un'urgenza, e questa iniziativa che facciamo oggi, questo congresso, non può che essere solo un primo tassello di questo lungo percorso. Ma dobbiamo evitare sclerotizzazioni, cristallizzazioni di correnti, dovremmo evitare la modalità di costruzione di un congresso, di un'assise democratica, così come abbiamo costruito questo. Dobbiamo evitare che si continuino a perpetrare dentro l'organizzazione della federazione le logiche che abbiamo ormai incancrenito dentro i nostri partiti. Dobbiamo evitare di dare l'immagine che questa federazione è solo l'assemblaggio delle forze politiche. Io credo che non facciamo bene, secondo me, a noi, alla sinistra, alla nostra prospettiva, che domani il nostro congresso si chiuda con le conclusioni dei quattro segretari, dando l'idea plastica che questo processo è solo l'assemblaggio delle quattro componenti che compongono la federazione. Allora credo, compagni e compagni, che noi dovremmo avviare un processo unitario più ampio, vero. E io sono d'accordo con le cose che ha detto nella relazione del compagno Salvi, soprattutto su due punti. Noi, anche se pensiamo che l'accordo di governo sia difficile, forse impossibile, che non ci siano le condizioni per fare un'ipotesi di governo, non siamo disinteressati né al programma né a chi deve guidare la coalizione. Lo ha detto Salvi, io sono molto d'accordo. E allora, se non siamo disinteressati al programma, dobbiamo immediatamente avviare un'offensiva politica, programmatica, sulle questioni che qui ha detto il compagno segretario della FIOM. Il compagno segretario della FIOM è stato chiaro, ha posto alcuni temi sull'agenda politica del Paese che possono e devono diventare programma politico della Federazione della Sinistra. E io credo che debbano diventare anche oggetto dell'iniziativa dei compagni e dei compagni che sono impegnati dentro il sindacato. Così come, compagni e compagni, se è vero che non siamo disinteressati a chi debba guidare questa coalizione, non possiamo girare attorno alla questione centrale. Non possiamo girare attorno al nodo politico che è oggetto di dibattito quotidiano nel Paese. Non possiamo dire, e su questo sono in disaccordo col compagno Salvi, che quando sarà l'occasione decideremo chi sostenere alle primarie. Non credo che sia utile. Non credo che sia utile per noi. Perché se è vero che scegliamo di fare l'offensiva unitaria a partire dai compagni di Sinistra, Ecologia e Libertà, il primo passo per la costruzione dell'offensiva unitaria è quella di dire chi è il nostro candidato alle primarie, se non siamo disinteressati a chi deve guidare questo processo unitario dell'Alleanza Democratica. Allora io credo che questo sia rilevante, e lo dico alle compagne e compagni che dirigono la Federazione della Sinistra, compagni e compagni, diciamolo subito
che Nichi Vendola è il nostro candidato alle primarie, altrimenti ci troveremo a prendere una decisione dopo che le compagne e compagni della Federazione della Sinistra hanno già deciso, e ci troveremo a dover prendere una decisione su scelte che hanno già fatto i militanti delle nostre organizzazioni. Allora credo che questo sia un punto rilevante su come costruire l'offensiva politica nei confronti di Sinistra e Libertà e su come costruire un processo unitario che rimetta insieme le forze della sinistra. E guardate, questo è anche importante per ancorare il processo unitario per l'Alleanza Democratica, perché io non lo vedo scontato questo processo, non lo vedo per niente scontato. Guardate, compagni e compagne, vi porto un'esperienza e vi rubo un minuto su questo. Vi porto un'esperienza concreta, l'esperienza siciliana. Nella storia di questo paese, la Sicilia spesso è stato laboratorio politico delle scelte compiute a livello nazionale. Spesso, e anche ora rischia di essere così. Guardate la vergognosa operazione costruita a Palermo con Lombardo, sostenuto dal Partito Democratico. Non è un'operazione lasciata lì, in una zona periferica del paese. Un'operazione che mette dentro i Finiani, l'UDC, il PD e Lombardo. Questo è un tentativo, anche c'è il tentativo in atto di esportare questo modello a livello nazionale, per esempio sulla costruzione di un governo di transizione. Allora guardate, compagni e compagni, dobbiamo stare attento, perché quello che avviene in Sicilia in queste ore non è escluso, non è diverso da quello di cui abbiamo parlato qua e da quello di cui ci ha parlato qua il compagno, e finisco, il compagno Giovanni Impastato. Non è un'altra cosa, perché le connessioni politiche affaristiche in Sicilia spesso guardano in faccia gli affari di Cosa Nostra, e noi, come diceva Leonardo Sciascia, ne abbiamo tanti di professionisti dell'antimafia che vengono alle manifestazioni di Peppino Impastato e poi ci spiegano che bisogna sostenere invece il governo Lombardo. Ne abbiamo tanti di quelli che noi abbiamo spacciato per sindaci antimafia e poi, quando hanno trovato strette le collocazioni dei nostri partiti, si sono ricollocati e oggi sono gli alfieri più spudorati alla difesa del governo Lombardo. Concludo, compagni e compagni. Questo serve anche a noi per capire dove dobbiamo andare. È una sfida difficile, serve un po' di coraggio però, e io credo che ci serva ancora più coraggio di quello che abbiamo dimostrato nella costruzione di questo congresso. Non possiamo fare un semplice assemblaggio, dobbiamo evitare di qui e usciamo di qui per rimandare le decisioni a un'altra assise, a un altro congresso oppure a un'altra riunione di partito. Credo che sia arrivato il tempo di smettere di temporeggiare. Non dobbiamo difendere niente. Spero che i nostri dirigenti, tutti noi che siamo dirigenti di questa organizzazione, mostriamo coraggio avanzando proposte innovative anche per la gestione politica della Federazione della Sinistra. Compagni e compagni, o facciamo così o il nostro tram rischia di rimanere soltanto un lontano desiderio. Grazie. Ora la parola a Ciro Pesacane, poi abbiamo l'intervento di Giuseppe Lupi della RSU di Piombino, dell'acciaieria di Piombino, Giuseppe Carroccia di Roma, e poi mancano due interventi ancora e abbiamo concluso. Se io penso che sia a questo punto utile, io devo dire batto anche prima che gli 8 minuti ci siano, proprio per consentire di concludere almeno tutti gli interventi di oggi, lo dico per onestà. Posso? Vado allora. Commissione Statuto si riunisce, prego Pesacane. Allora, sarò molto veloce perché mi sembra giusto, visto l'orario dobbiamo anche, poi ci sono anche continui dei lavori. Io vorrei, scusate, faccio un attimo una piccola riflessione. Io sono in interventi bellissimi, stupendi, interventi di testimonianze, interventi di lotta, interventi di analisi. Confesso, io da ambientalista mi ha colpito molto l'intervento di Impastato. Guarda, Impastato ci ha detto una cosa, ci ha narrato la storia, ci ha narrato cosa significa la mafia, la malavita, ma Impastato ci ha detto anche un messaggio ben preciso, ha parlato di modello di consumo. A un certo punto lui ha soffermato sul modello di consumo, di un modello di società che è basato su un consumo che non va bene. Io vorrei portare, veramente molto velocemente, sarò molto veloce,
vorrei portare una testimonianza diversa. Io sono un ambientalista che crede in un progetto di federazione della sinistra, che credo che c'è bisogno di fare analisi e c'è bisogno di combattere questo modello di società. Spesso noi rammentiamo e lo diciamo, Agnoletto l'ha detto bene, l'esperienza di Genova, quello che ha rappresentato Genova, quello che ci ha dato, è quello che ci è rimasto e quello che continua, perché poi l'esperienza di Genova continua, non è che non finisce, perché l'esperienza di Genova ci racconta che questo nostro territorio succede dal nord al sud, storia incredibile, perché c'è un conflitto che si chiama ambientale, un conflitto che mette al centro la questione della democrazia, ma non solo la questione della democrazia, mette la questione di questo modello che non va, perché noi questo è il tema. Landini lo diceva stamattina, parlava di lavoro, ma il tema è questo qui. Oggi abbiamo una crisi economica e ecologica. C'è una novità che dobbiamo riflettere tutti, una novità che si chiama limite delle risorse, una novità che si chiama che il pianeta non ce la fa più con questo che col nostro ritmo di consumo, e ci dice delle belle cose ben precise. E attorno alle questioni ambientali nascono le questioni di classe, usando questo termine molto caro a noi a sinistra. Voi immaginate la questione dell'acqua, 1,5 miliardi di persone che non hanno acqua nel mondo, non è una grande questione di classe? Cioè viene vietata l'accesso all'acqua nel mondo, nel sud del mondo le persone non possono e muoiono sulla questione dell'acqua. Il cibo, qua si muore di cibo, e questo è un mondo che a noi non piace, un mondo che noi dobbiamo lottare, è un mondo che noi dobbiamo riflettere, che questo mondo che noi abbiamo conosciuto nel Novecento ha portato anche queste strutture, queste brutture, cioè ha portato delle cose che nessuno pensava, che il XXI secolo nascesse su questa grande differenza dagli esseri umani basate su dei principi fondamentali, l'acqua, il cibo. Esiste. Il sud del mondo è ancora più povero e abbiamo delle contraddizioni che non finiscono mai. Io, guardate, porto veramente, perché voglio vorrei essere anche più breve, proprio per accettare quello che diceva Rosa, così finiamo e poi ognuno di noi va nelle commissioni a finire questa giornata ricca di... Io vorrei portare una testimonianza. Guardate, a volte, lo dico spesso e volentieri, c'è un conflitto in questo paese che si chiama conflitto ambientale, che ha unito culturalmente questo paese. Noi abbiamo un paese dove qualcuno ci vuole far dire e ci dice ogni giorno che è diverso, c'è la Lega, il Nord, dice, no, noi siamo... Non è vero, noi abbiamo un grande paese che sul conflitto ambientale si è unito. Dal nord al sud dice la stessa cosa, dal nord al sud le storie narrano la stessa dinamica, narrano che questo modello di società non va bene, ci dicono che questo è un modello da cambiare, le lotte della Valle di Susa, la lotta del ponte dello stretto di Messina, la lotta dell'acqua. Guardate che è stato citato più volte, io sono uno dei fortunati dei 43 che ha firmato il referendum in Cassazione, sono andato a depositare la firma e mi sento un fortunato e sono molto contento di essere andato lì a mettere questa firma, perché attorno all'acqua io sono convinto che può nascere quella forza che diceva anche Landini, riprenderci la democrazia, perché il tema dell'acqua è questo. 1,5 milioni di persone hanno firmato, ma perché hanno firmato? Ma chi sono quel 1,5 milioni di persone? Sono persone che si ribellano sul tema dei beni comuni, 1 milione di persone che dicono una cosa ben precisa, che l'acqua non deve essere privatizzata, ma che l'acqua è un bene di tutti, e dietro all'acqua c'è il modello di società, dietro all'acqua c'è la democrazia partecipata, dietro all'acqua c'è un processo stupendo, un processo... E le lotte che si fanno sulle grandi opere, inutili. Le lotte che ci sono sul territorio contro l'incenerimento, che dietro all'incenerimento significa il modello di consumo, un modello di consumo che ci ammazza, ci distrugge, un modello di consumo che porta a questo che ci sta portando. Immaginate una frase piccola, ma che frase rivoluzionare? Consumare bene e consumare meno. Consumare bene e consumare meno. Guardate, è un concetto rivoluzionario, perché tu metti in discussione il ciclo delle merci, lotti contro la Banca Mondiale, il WTO, consumare bene, consumare meno. Ed ecco che è chiaro, che è normale, che chi sui territori lottano contro l'inceneritore, c'è questo messaggio che diventa così devastante. È chiaro che poi diventa chi ama la raccolta differenziata è il nemico del popolo, è meglio l'inceneritore, perché dietro a questo concetto c'è questo, consumare bene, consumare meno. Guardate che ci dovrebbe far riflettere e far pensare. E allora... Io davvero penso che la questione del conflitto ecologico è un conflitto che ci dovrebbe far riflettere, perché ci dice, ci narra delle storie incredibili, però ci dice un'altra cosa, e questo lo dovremmo affrontare seriamente. La Federazione della Sinistra deve essere portavoce di questa cosa, ha l'obbligo a mio avviso di essere portavoce. Guardate che la questione ecologica ci fa uscire dalla crisi, perché ci dà un modello di società diverso, ma ci dà il lavoro.
quella parola che è così difficile, ma ci dà un lavoro alternativo, non il lavoro che abbiamo conosciuto negli anni, non quello lavoro che conosciamo e che ha portato devastazione e che oltre a distruggere le nostre spiagge, i nostri posti, ha portato anche morte, perché molti lavoratori non conoscono la pensione perché sono morti, perché lavoravano in posti che dove inquinavano, in posti che si lavorava male, che ti ammazzava. E allora possiamo parlare e finalmente coniugare e vado poi a chiudere, chiudo su questo tema ambiente e lavoro. Guardate che io personalmente sono uno che vado molto fiero di essere contro e di essere interpretare l'ambientalismo del no. Io dico, sono uno che dico tanti no, io sono uno che dico no alla privatizzazione dell'acqua, no alla TAV, no al ponte dello stretto di Messina, no agli inceneritori, ma dico anche tanti sì. Che possono partire solo dalle questioni ecologiche, dalle questioni ambientali. Immaginate questo paese che ogni volta che fa due gocce d'acqua succede quello che succede, morti, alluvioni. La messa in sicurezza del territorio non è una grande opera ambientale che porterebbe grande tanto di quel lavoro? La messa in sicurezza del territorio significa riappacificarti col territorio, ma dare lavoro, perché noi abbiamo bisogno di lavoro. Ma guardate, invece di costruire inceneritori, facciamo una raccolta differenziata, oltre a quel messaggio grossissimo... e chiudo davvero un minuto e chiudo, ma immaginate che significa fare raccolta differenziata, migliaia di posti, e le energie alternative, in Germania danno 400.000 posti, qualcuno si inventa il nucleare, 400.000 di posti in Germania, ci sono 400.000 persone che lavorano sulle energie alternative. E per chiudo su questo tema dell'acqua, perché mi è molto caro, guardate, noi siamo contro la privatizzazione, tutti quanti, ma siamo perché le acque non perdono. Noi abbiamo un parco acquedotti che perde in tutta l'Italia, gli acquedotti andrebbero rifatti, e non soltanto, non è lavoro. E allora, e chiudo, un ambientalista che sta nella federazione della sinistra c'ha un sogno che è partito tanti anni fa, di poter realizzare quello slogan che 11 anni fa a Seattle partì e poi Genova fu ripreso, che era un altro mondo è possibile. Io penso che un altro mondo è possibile. Io ho questo sogno e vorrei insieme a voi poter sognare e poter realizzare questo grande sogno, cambiare questo mondo, questo pianeta che non va bene. Grazie. Grazie a Ciro Pesacane per essere stato perfettamente nei tempi. Ora la parola a Giuseppe Lupi dell'acciaieria RSU Acciaieria di Piombino. Poi abbiamo Giuseppe Carroccia di Roma. Ci sono? Sono a cena, allora questa volta sono d'accordo. E allora la parola a Salvatore Bonadonna. Ah, Carroccia c'è. Giuseppe Carroccia di Roma, poi Salvatore Bonadonna e poi Fabio Sebastiani. Ma innanzitutto, compagni, vorrei partire dal sentimento che ci ha espresso prima il fratello di Peppino Impastato, quando ci ha detto che era emozionato perché gli sembrava che quello che facevamo oggi era una cosa importante dal punto di vista storico proprio. E credo che forse lui ha intuito una cosa, ha intuito una potenzialità in quello che noi oggi stiamo facendo, ma sarebbe bene che noi ce ne rendessimo conto in modo più collettivo e più ragionato. Io penso, e lo dico molto schematicamente per il tempo che abbiamo, che noi con la forma che ci stiamo dando della federazione stiamo tentando con questa innovazione di dare conto della necessità di mettere insieme, di unire cose diverse e quindi di assecondare un'esigenza che è nella società, perché nella società c'è una frammentazione e una frantumazione che ha bisogno di essere messa insieme. Per usare uno slogan, così come stiamo federando organizzazioni politiche e associazioni, noi dobbiamo imparare a federare le lotte, i conflitti, perché questa è l'esigenza principale di questa fase. Credo anche che con molta, diciamo così, modestia, dobbiamo però anche sapere stare dentro il conflitto sociale, il conflitto politico attuale, senza lasciarci condizionare dal fatto
che i sondaggi ci danno una percentuale bassa o da altri fattori. Noi dobbiamo agire in relazione all'utilità politica e sociale che possiamo avere. Da questo punto di vista, il 16 ottobre è stata per noi una grande giornata, perché ha dimostrato come in una situazione di conflitto riusciamo a giocare un ruolo. Da questo punto di vista, secondo me, in questo momento, la cosa più importante che dobbiamo cominciare a ragionare e a organizzare è capire come possiamo contribuire nei prossimi mesi a organizzare nel nostro Paese un grande, forte, vero sciopero generale. Questo è il tema, secondo me, più importante di questa fase politica. Non dobbiamo organizzarlo noi, noi dobbiamo contribuire all'organizzazione. Ma parliamoci chiaramente, se in questa fase non entra in campo con una proposta così forte, se il Paese non si ferma di fronte a quello che sta succedendo, la possibilità di cambiare la politica, la possibilità di battere Berlusconi, la possibilità di evitare il governo tecnico, la possibilità di mandare a casa questa manica delle stofanti, si riduce a nulla. E vorrei anche dire che per noi, proprio noi come federazione, diventerà difficilissimo riuscire a giocare un ruolo, perché mentre in una fase politica e sociale di tenuta o di avanzata del movimento operaio, il tuo ruolo a volte può essere anche quello, sì, c'hai ragione, ma quello che dici te non si può realizzare. Ma quando sei in una fase come questa, così drammatica, così tremenda per i lavoratori, perché perdono il posto, se la tua proposta politica non è credibile, non hai la forza per agirla, dai persino fastidio ai tuoi interlocutori, sei persino un problema. Quindi per noi è assolutamente vitale che ci siano movimenti, che ci siano lotte come il 16 ottobre, che ci sia, per l'appunto, che si costruiscono le condizioni fra un mese, due, tre, di un vero sciopero generale che blocchi il Paese. C'è questa esigenza, perché non se ne può davvero più. Noi stiamo assistendo in questi giorni in televisione al mercato delle vacche, al fatto che si comprano i parlamentari. Vorrei ricordare a tutti che è un reato, quello è un reato. Noi assistiamo tutti i giorni di fronte a un reato che viene addirittura rivendicato da questo governo. Ma se non c'è di fronte a questo una reazione forte dei lavoratori, delle lavoratrici, io non credo che riusciremo a abbatterli e a mandarli a casa. E questo vale anche e soprattutto in previsione di una finanziaria che accentuerà ulteriormente i tagli allo Stato sociale, in una situazione già completamente devastata. Per questo motivo io credo che noi dobbiamo in questa fase proporci come quelli che costruiscono questo sciopero generale e su questa base produrre il nostro radicamento. Noi a Roma abbiamo fatto il congresso della Federazione della Sinistra, abbiamo fatto 21 congressi municipali, alcuni congressi di lavoro, vogliamo andare avanti, stiamo formando quasi dappertutto i coordinamenti, chiedo che su questo terreno si vada avanti, cioè non si può tornare indietro, abbiamo preso un impegno con le compagne e con i compagni, questo impegno va mantenuto, non commettiamo l'errore di produrre una delusione rispetto all'aspettativa che abbiamo proposto. Infine, credo che se noi lavoreremo bene, noi possiamo determinare a sinistra davvero un fatto nuovo nel tempo, cioè bisogna di un tempo politico. Noi in questo momento nel quadro politico del Paese abbiamo a destra la Lega, è la Lega che sta determinando l'agenda politica del nostro Paese e sono anni che va avanti così, anche quando aveva il 4%. Non c'è a sinistra una forza che sappia contrapporsi a questa egemonia leghista che è razzista, che è fascista, che è dalla parte dei padroni. Noi dobbiamo fare in modo che a sinistra ci sia la federazione, perché è un'idea buona per riuscire a mettere insieme le varie anime della sinistra, ma anche i vari soggetti sociali che la compongono. Finisco ricordando, voglio ricordare a tutti noi che abbiamo anche l'esigenza di un'analisi della società, a partire anche dalla nostra storia, che non è però soltanto la memoria che comunque dobbiamo difendere, ma anche capire la nostra storia. 30 anni fa in Irpinia c'è stata una catastrofe, il terremoto, c'è stata una catastrofe naturale, ma forse più che la catastrofe naturale, lì c'è stata una catastrofe politica, perché secondo me la crisi da cui lì non ci siamo più ripresi dopo quel terremoto, la crisi politica, di insediamento, il fatto che la mafia e la camorra hanno preso in mano il Mezzogiorno, finisco, ha determinato pochi anni dopo l'esplosione della questione settentrionale della Lega. Noi abbiamo un problema di ricomposizione unitaria del Paese. Questo, per fare questo, occorre che torna in campo la sinistra, i lavoratori, e anche per questo bisogna fare e ottenere questo sciopero generale, perché lo sciopero generale è una cosa che si fa dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Grazie. Ora la parola a Salvatore
Bonadonna, che mentre raggiunge il microfono, comunico al congresso che la commissione verifica poteri ha certificato che alla chiusura della prima giornata dei lavori congressuali erano presenti 574 delegati su 623 e quindi circa il 92% della platea congressuale. Domani naturalmente la commissione darà il resoconto completo dei partecipanti al congresso, questo per dire che il congresso dalla commissione è stato certificato essere un congresso valido perché corrisponde ai canoni che ne danno la validità. Salvatore Bonadonna. Compagni e compagni, questa comunicazione della commissione verifica dei poteri in qualche modo mette a nudo un punto. Noi abbiamo una percentuale di partecipazione molto alta di delegati. La prima domanda che dobbiamo farci è: ma siamo delegati? Siamo stati nominati dai nostri organismi dirigenti di partito. Era inevitabile? Io penso che era evitabile. Si poteva fare diversamente e io penso che si doveva fare diversamente. Penso cioè che un gruppo dirigente o gruppi dirigenti delle formazioni della sinistra, che le abbiamo vissute tutte, che facendo punto sulla necessità di ricostruire in Italia la sinistra di classe, una sinistra che non c'è più e che è stata sradicata, questi gruppi dirigenti avrebbero avuto e avremmo tutti avuto come dire l'onere e di caricarci di una sfida, di non accontentarsi del mettere assieme e di fare la somma dell'esistenza. Questo è il punto. Il processo che abbiamo attivato un anno fa l'avevamo presentato come un processo che in qualche modo avesse la funzione di una valanga. Mettevamo in moto un po' di sassi, questo processo avrebbe dovuto attivare forze finalizzate alla costruzione di una sinistra. Compagni, abbiamo fatto di tutto perché questo non avvenisse e che invece si determinasse una cosa che dal punto di vista, come dire, umano, mi è anche simpatico, mi è anche caro, perché ritrovarmi con compagni e compagne con cui avevamo litigato, avevamo manifestato dissensi, eccetera, eccetera, mi fa piacere. Rivedo compagni e compagne, non vedo da tanti anni, è bellissimo, ma siamo una riunione congiunta di parti dei gruppi dirigenti, di Rifondazione, i comunisti italiani, i compagni e amici di socialismo 2000 e il gruppo di compagni variamente distribuito, che tra l'altro io mi ricordo dal sindacato da 30 anni fa. Quindi no. E io penso che dobbiamo avere consapevolezza di questo. E quando ho dato una scossa allo statuto, poi ne parleremo, successivamente, ma guardo lo statuto e vedo che questa condizione è proiettata praticamente nella prospettiva e allora dico che questa federazione, così come la stiamo realizzando, mi pare difficile che possa avere delle prospettive se ha queste basi e ha quelle indicazioni. Dobbiamo fare di più. Io credo che dobbiamo avere il coraggio di investire in un processo di costruzione unitaria che non è soltanto un processo organizzativo, è un processo rifondativo della sinistra. In più occasioni ne abbiamo parlato. Ma io avverto che da una parte facciamo gli approfondimenti anche culturali
e dall'altra parte non riusciamo a schiodarci dalla condizione dell'autoreferenzialità, della conformazione dei gruppi dirigenti, della confermazione degli stessi e dalla proiezione nel domani e nell'infinito delle condizioni che conosciamo. Queste condizioni, compagni e compagni, ci hanno portato alle sconfitte. Siamo figli di una sconfitta. Non stiamo mettendo assieme pezzi di un mistero glorioso. Stiamo mettendo assieme pezzi che derivano dal mistero doloroso delle sconfitte. Allora dobbiamo avere il coraggio da questo punto di vista. Il coraggio. Il coraggio intanto di pensare a una elaborazione strategica nuova. Quando Landini, che finalmente si manifesta come dopo tanti anni, come un vero capo sindacale nella CGIL, dopo 15 anni di grigiore consociativo e concertativo con il governo, quando Landini ci pone quelle sfide, ma guardate che quelle sfide non sono le sfide del sindacato. Quando ci dice, guardate, dovete fare un'operazione che guardi a un'alternativa a Berlusconi, un'alternativa alla destra, un'alternativa che abbia tre cose fondamentali: il salario sociale, cioè un elemento di redistribuzione di giustizia, la questione dei diritti come questione fondamentale, perché su questo è l'attacco del capitale globalizzato e del mercato libero, e la democrazia, a partire dalla democrazia nei luoghi di lavoro. Beh, su questa sfida, compagni, noi rispondiamo dicendo che siamo d'accordo per mandare a casa Berlusconi, però il resto è una cosa che non ci riguarda, perché la questione del governo in queste condizioni, ho sentito Annina Belligero, mi ha preoccupato per essere una di 27 anni, che dice, guardate che io, per carità, ma che cosa aspettiamo? Qual è il ruolo nostro, della sinistra rivoluzionaria? Non è quella di costruire le condizioni per trasformare la società, o aspettiamo che qualcuno, per grazia di Dio, ce la trasformi e poi finalmente noi saremo pronti a governarla questa società? Io penso che dobbiamo avere il coraggio della sfida. Questo coraggio della sfida, ho finito il tempo, quindi la dico così, ne ha parlato prima Giusto. Compagni, la ricostruzione della sinistra significa un progetto, significa una proposta politica. Ecco, io sono d'accordo con come l'ha detta Giusto. Oggi il rapporto con un pezzo della sinistra è il rapporto con Sinistra Ecologia e Libertà. Personalmente ho avuto tanti di quei dissensi che metà bastano, e probabilmente ne avrei altri. Ma oggi la individuazione di Nicchi Vendola come il punto di riferimento di una possibile leadership è assolutamente da assumere, non come fatto, come dire, necessitato e a posteriori, ma come scelta su cui lavorare. L'offensiva la costruiamo a partire da alcune proposte strategiche di contenuti di politica economica e sociale di alternativa, ma anche nella sfida che noi facciamo a tutta l'area moderata del centro-sinistra per realizzare un compromesso. Il compromesso tra una politica e una forza, e una formazione di sinistra, e una formazione che di sinistra non lo è quasi neocentrista. Non si tratta di fare l'unità, non si tratta di fare l'Ulivo, non si tratta di fare la riedizione di quelle esperienze, ma avere la forza di configurare il compromesso tra un programma di sinistra, una forza di sinistra e forze che di sinistra non sono. Il compromesso ha questa natura. Io penso che dobbiamo avere il coraggio di affrontare questa sfida, di portarla avanti. Voglio comunicare, compagni, che siccome non vedo nell'esistente le condizioni per questo, vedremo insieme ad altri compagni
quale sarà il comportamento, il pronunciamento sui documenti e sulle decisioni che si propongono a questa assemblea dei gruppi dirigenti come siamo. Grazie. Grazie a Salvatore, buona donna, chiedo scusa ma siamo proprio all'ultimo e do per l'ultimo intervento la parola a Fabio Sebastiani di Liberazione, a cui prego anche lui di tenersi nei tempi, così possiamo sì. Chiudere. Grazie. Poche parole, insomma, abbastanza chiare. Io non sono un delegato, però ci ho tenuto ad intervenire e a fare questa piccola intrusione perché le questioni legate all'informazione sono importanti. È scritto nello statuto, forse non è scritto però abbastanza chiaramente, che occorre ripensare al tema dell'informazione. La vicenda di Liberazione, le difficoltà in cui ci dibattiamo ormai da tanto tempo e per altri versi l'esclusione di Rifondazione della Federazione dai mass media ci indicano che manca un pensiero, non dico strategico, ma almeno orientativo. È urgente e lo è tanto più in una fase in cui l'informazione sta cambiando i ruoli e sta cambiando le funzioni, sta trasformando, lo dico da giornalista, la materialità dello stesso lavoro degli operatori dell'informazione. Cambia tutto, ma non cambia la connessione che l'informazione ha con la trasformazione sociale e politica. È per questo che come comunisti abbiamo il dovere di un'elaborazione profonda e di uno studio attento. È per questo che dobbiamo tornare a pensare non tanto a fondare questa o quella testata, questa o quella rivista, ma a un progetto informazione. L'informazione apre nuovi orizzonti, è stato così negli anni 70 contro la cultura e la pratica politica del clerico fascismo e i risultati sono stati evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Qui c'è una piccola riflessione sul perché, proprio su quell'informazione che come sinistra avevamo inventato in un'Italia appunto clerico fascista, perché proprio su quel terreno oggi siamo sconfitti. L'informazione apre nuovi orizzonti e deve soprattutto aprirli a noi oggi. Tanto più sapremo maneggiare l'informazione moderna, tanto più sapremo qualificare l'informazione, forse lo diceva qualcuno prima di me riferendosi all'acqua per esempio, sapremo qualificare l'informazione come bene pubblico necessario. Non si può più pensare che oggi questa sfida, però lo dico chiaramente anche se siamo in pochi, parta dall'idea della propaganda. Oggi il quadro è profondamente cambiato, oggi il modello vincente è quello di un'informazione condivisa. È per questo che per noi vuol dire stare nei processi dell'informazione, starci dentro, un'eternità profonda alla sua velocità e alla sua capacità di elaborare simboli e di indicare nuovi percorsi. Al nostro interno ci sono professionalità e capacità che non abbiamo mai valorizzato, non parlo tanto di Liberazione, parlo delle federazioni, parlo dell'attività quotidiana del partito, della federazione nei luoghi sociali, nei luoghi di lavoro. Sono tutti nodi di una rete che va organizzata, che va costruita e solo così possiamo tornare a diventare finalmente protagonisti. È vero, la rete è libera, ma per noi non può essere informe. La rete può essere una fonte inesauribile per l'inchiesta, per lo studio, per l'approfondimento e come comunisti il nostro compito è quello di aiutare la rete nel passaggio dal virtuale al reale e fare in modo che la rete stessa non ricada su se stessa, diventando spettacolo e metafora della rappresentazione. È inutile negare che lo scontro in atto nel giornale, prendo qui un breve spazio per parlare di Liberazione, è inutile negare che non sia anche uno scontro politico tra chi si rifà un'idea non più realistica della professione giornalistica, ormai sotterrata dall'informazione spettacolo delle grandi corporation editoriali e chi invece vuol guardare avanti. È nell'idea di un giornalismo di comunità che possiamo e dobbiamo trovare risposte, ma questo però va di pari passo con una pratica nuova. Liberazione sta lavorando attivamente per quest'idea di rete. Piccoli esempi come l'inserto Lotte,
ma significativi. La collaborazione con il sito di Contro la Crisi ci sta dimostrando che il posto per i comunisti nei mass media c'è, a partire dal fatto che i comunisti si organizzino e lottino in modo intelligente, senza copiare però modelli ormai decotti. Sui contenuti c'è una prateria sconfinata che va percorsa in lungo e in largo. Oggi i contenuti, se tematizzati in maniera corretta, anticipano la realtà. Dobbiamo cominciare a sperimentare, compagni, occorre però un luogo per farlo e abbiamo le risorse per farlo, quindi concludo come si concludeva tanti anni fa, e quindi al lavoro e alla lotta. Grazie. Grazie anche a Fabio Sebastiani. L'appuntamento quindi è tra le 21 e le 21.30, perché chi si è fermato e non ha mangiato eventualmente ha diritto di mangiare, però ci vediamo qui per i lavori sullo statuto. 21.15 suggerisce 21.15 qui per i lavori sullo statuto e ci vediamo alle 21.15.